Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui a parlarvi di 10 cose che non sapete sulla serie TV Arrow. La villa della famiglia Quinn è la stessa usata da Lex Luthor in Smallville ed è anche la scuola del professor X in X-Men. Tia Merrill è diventata figlia di Malcolm Merrill dopo un'idea suggerita dal marito di John Barrowman. Si pensò di rendere anche Oliver figlio di Malcolm, ma questa idea venne subito scartata. Nei fumetti di Arrow esiste solo una Black Canary ed è Laurel Lance. Nella serie TV invece è Sarah Lance, la prima Black Canary, e Laurel lo diventa solo in seguito. John Diggle è un personaggio creato in onore di Andy Diggle, scrittore del fumetto di Freccia Verde anno 1. Nei fumetti la città di Oliver Queen è Star City, mentre nella serie TV la città diventa Starling City. Questo Arrow è completamente diverso da quello che si vede nella serie TV di Smallville. Alla serie non è stato concesso di inserire alcun altro supereroe, se non fatta eccezione per Flash. La maschera di Arrow era stata scartata nel momento in cui si doveva girare il pilot ed è stata aggiunta successivamente dopo aver scelto svariati tipi di maschere. Stephen Amell stava per abbandonare la sua carriera da attore, ma poi gli venne offerto questo ruolo da protagonista. Inizialmente era Jacqueline McKinsey-Wood ad interpretare Sarah. Dalla seconda stagione venne sostituita con Katie Lotz. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividetelo con i vostri amici, io vi ricordo di iscrivervi sul mio canale per rimanere sempre aggiornato con i nuovi contenuti che porterò, e noi ci rivediamo sempre qui con un prossimo video. Un bacione ed un abbraccio, bella a tutti!